Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nel confronto fra Samsung Galaxy S6 a sinistra e Samsung Galaxy S7 a destra. So che è un confronto molto atteso, quest'anno è anche molto particolare perché secondo me è la prima volta o quasi, forse l'unica che ha fatto una strada simile ad oggi secondo me un po' è Sony, in parte, che recensiamo due prodotti che sono soltanto una piccola evoluzione del modello precedente, ma nonostante siano una piccola evoluzione del modello precedente sono un bel passo avanti, perché forse vi avrò un po' confuso con tutte queste parole, ma spero che in questa prova lo capirete. Allora, le dimensioni sono molto simili: 143,4, 142,4, 70,5, 69,6, 6,8, 7,9 mm di spessore. Perché c'è una differenza così importante in termini di spessore? Allora, intanto guardate, vedete come la fotocamera di S6 sporga di più rispetto a quella di S7. Ovviamente lo spessore più grande di S7 fa sì che la fotocamera permetta di sporgere un po' meno. Comunque, a parte la fotocamera, il totale dello spessore è comunque superiore sul nuovo modello. Questo perché la batteria è più capiente, 3000 mAh per questo modello contro 2550 nel modello dell'anno scorso. 138 grammi, 152, devo dire che però in mano non sembra che ci sia tutta questa differenza di peso, che però in realtà c'è. È leggermente cambiato il profilo, vedete anche un pochino più scuro il metallo scelto per quest'anno, non c'è più questo contrasto fra concavo e convesso, è tutto liscio sul bordo, non c'è più il carrellino qui sul lato, perché è stato spostato sulla parte superiore, carrellino che ora permette di alloggiare anche una micro SIM. È scomparso purtroppo il lettore, la porta infrarossi, anche se ho letto addirittura un commento di qualcuno di voi che sul sito diceva: ah, 800 euro e non ha neanche il lettore di... non ha neanche la porta infrarossi. Ora io non so quanti di voi veramente utilizzasse la porta infrarossi tutti i giorni, ma qualcuno c'è di sicuro, ma non saranno tanti. Samsung ha sicuramente fatto le sue scelte in un certo modo. Sono molto molto simili, appunto uno è l'evoluzione dell'altro, ma il nuovo modello è impermeabile. Secondo me non è una funzione del tipo: ah, adesso è impermeabile, posso finalmente farmi il bagno con il telefono, ma quanto piuttosto il fatto che adesso avete un telefono che non dovrete più aver paura di tirare fuori in bagno, in cucina, quando piove, eccetera eccetera. Secondo me non è una rivoluzione di poco conto. In termini di autonomia, poi dicevo, ci sono questi 450 mAh in più che si fanno sentire tanto. Non è magari S7 lo smartphone da comprare per l'autonomia quest'anno, nel senso che non è lo smartphone dall'autonomia infinita, ma è molto buona ed è comunque molto molto molto, almeno tre molto ci vogliono, buona rispetto all'S6, che invece aveva un'autonomia che era un po' così così. I display sono ancora da 5 pollici e 1, sono ancora Super AMOLED Quad HD, ma il nuovo modello, l'unica differenza, supporta, ma secondo me è solo una funzione software, si poteva fare anche con l'S6, ma secondo me non è stato fatto di proposito, la funzione Always On, la vedete, che quindi mostra l'ora in standby. Andiamo a risvegliare i display, sono in standby da un po', quindi dovrebbero rispondere uguale, proviamo anzi a sbloccarli insieme, li porto un pochino più in su per mia comodità, proviamo a sbloccarli insieme e a entrare nella home, ricordandoci che il tasto home, che prima aveva questa cromatura, contengono in entrambi i casi lettore impronte digitali migliorato sul nuovo modello. Pronti, attenti, via. Ok, sono entrati praticamente istantaneamente. Ho fatto un po' di prove prima e ho verificato che nella circa metà dei casi, forse un po' meno della metà, gli smartphone si sbloccano esattamente istantaneamente. Quando c'è un po' di roba in memoria, invece, S7 inizia a essere più veloce di S6, nel senso che vi posso garantire che nell'utilizzo quotidiano si nota la differenza di velocità, vedete? A parte i primi due test, poi gli altri danno praticamente tutti vincitore l'S7, si nota un po' la differenza sulla giornata di queste cose. Per quanto riguarda il display, proprio molto molto rapidamente apro due immagini di test, ma non mi ci voglio soffermare perché i display sono praticamente identici, la luminosità è tarata in questo momento quasi, o almeno ho provato a tararla esattamente allo stesso modo. Fotocamere, 16 megapixel con apertura f1.9, che era già un'ottima apertura, 12 megapixel, quindi un po' meno, ma 1.7, quindi entra ancora più luce. Dal punto di vista del software non cambia quasi niente, ma questo smartphone, vedete, scatta al massimo della risoluzione a 16 noni, questo scatta al massimo in 4 terzi. Se questo lo mettiamo a 12 megapixel scattano sostanzialmente uguali, anche se poi guardate,
questo è un 4032x3024 e questo è un 3984x2988, quindi 12 megapixel è un arrotondamento, non scattano esattamente lo stesso numero di pixel, è giusto una curiosità per chi ci segue e ama apprezzare tutti questi dettagli. Per quanto riguarda le modalità, sono veramente identiche, ne trovate installate diverse solo perché sull'S7 ne ho scaricata qualcuno in più. Il movimento rapido qui è diventato Hyperlapse, ma in sostanza non cambia praticamente nulla. Nella modalità Pro ci sono due micro differenze. La prima è che c'è la possibilità di cambiare il punto di messa a fuoco o in tutto lo schermo o solo centrale, e poi il fatto che in realtà non nella modalità Pro, ma in generale la stabilizzazione video, vedete, non è più presente quando arriviamo a 60 fps a 1080p, mentre invece sull'S7 è disponibile fino alla risoluzione di 2K, quindi qui Full HD e qui invece 2K è il massimo relativamente alla stabilizzazione video. Per quanto riguarda come vengono le foto, pubblicherò sul sito un confronto dove sarete voi a votare quale smartphone fa le foto migliori. Posso dirvi che al buio secondo me non c'è storia, mentre invece con la luce sono veramente curioso di vedere, secondo me vinceranno un po' e un po', e poi ovviamente alla fine, quando voi avrete votato, noi comunque esprimeremo anche le nostre opinioni. Connettività LTE 300 Mbit, LTE 450, Bluetooth 4.1, Bluetooth 4.2. Passiamo quindi a parlare dell'hardware, e per parlare dell'hardware in questo momento faccio una cosa: intanto apro Antutu e inizio a farlo girare in modo che intanto lui lavori in sovraimpressione. Non badate a questi valori, questi sono di test fatti in condizioni diverse, adesso le condizioni sono identiche, quindi possiamo fare questo benchmark all'unisono. Allora, dal punto di vista hardware, S6 è dotato di un processore Exynos 7420, octa-core da 2.1 GHz con Mali-T 760, il nuovo Galaxy S7 ha un Exynos 8890 octa-core da 2.6 GHz di frequenza massima, la GPU è una Mali-T 880 MP12, 3 contro 4 GB di RAM, quindi è aumentato anche il quantitativo di RAM, non è aumentato il quantitativo di memoria interna. S6 era disponibile nei tagli da 32 e 64, il nuovo 67 S7 è disponibile solo nel taglio da 32 GB di memoria interna, ma adesso la memoria interna è espandibile, e quindi questo cosa vuol dire? Che non è più un limite il quantitativo appunto di memoria interna. Oltre questo abbiamo hardware per il resto abbastanza simile, ma adesso io mi zittisco, faccio girare il benchmark che stranamente sull'S6 sta apparendo abbastanza bianchiccio, almeno il benchmark 3D, ma io lo lascio andare e ci troviamo alla fine del benchmark. Prova terminata, e come vedete c'è una discreta disparità fra S6 a sinistra e S7 a destra, che hanno fatto lo stesso benchmark nelle stesse condizioni, quindi 72.000 quasi 73 contro i 128 quasi 129.000. Questi sono i vari valori punto per punto. Sulla user interface S7 ha stracciato S6, ma anche sulla CPU, anche sulla RAM, dove appunto abbiamo 4 GB invece di 3, e anche sul 3D. Detto questo, farò anche un test della gestione della RAM, dove appunto farò vedere come viene gestita la RAM su S7 rispetto a S6 in un video a parte. E adesso andiamo avanti. Eccoci di nuovo qui. Siamo arrivati quindi alle conclusioni. Quanto costano? Costano 739 e 729, sono i due prezzi di lancio, ma al momento, adesso mi sa che è un po' coperto il sensore di luminosità dell'S6, non so perché si è abbassata un pochino la luminosità dell'S6, comunque vabbè, andiamo avanti. Diciamo che però al momento S6 costa circa 420 euro, quindi non dico la metà, ma quasi la metà di S7. S6 è ancora un validissimo smartphone, perché secondo me dovreste scegliere S7 in favore di S6 se vi interessa la micro SD, se vi interessano le foto al buio e se vi interessa un'autonomia importante, soprattutto l'autonomia importante. Sono convinto che le persone che
gli interessa avere una fotocamera buona, in particolar modo al buio, non siano poi così tante, come poi alla fine magari non sono così tante neanche quelle interessate a una micro SD, sono più sicuramente quelle interessate alla batteria. Per tutto il resto S6, per il prezzo a cui viene venduto ora, fa ancora veramente molto bene il suo dovere. Spero che questo risponda anche alla domanda se conviene passare, per chi ha già un S6, al nuovo S7. Per questo rapido confronto è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.